Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Fra pochissimo inizia la Copa America e sarà un'edizione spettacolare dato che sarà il centenario. Ed è per questo che oggi andremo ad analizzare le partecipanti, soprattutto perché come sapete sono un fans del calcio a 360 gradi e questa competizione appetibile mi piace particolarmente. Girone A. E fanaticare lo sensual e gli occhi in una foto mia. Colombia, 2 anni fa sarebbe partita da protagonista e favorita, ma in pochissimo tempo è cambiato tutto e soprattutto sono peggiorati molti dei giocatori dell'organico, ad esempio Jackson Martinez che si è perso in Cina, Falcao che non segna da 2 anni, James finito a fare panchina Real Madrid, comunque sempre Real Madrid. La Colombia resta comunque una gran nazionale che può contare, oltre che sui 3 appena citati, anche su giocatori del calibro di Ospina, Murillo, Cuadrado, Guarín, Ramos, Muriel e soprattutto Carlitos Bacca. Costa Rica non è una squadrona, diciamoci la verità, anche se gli vanno dati i meriti del miracolo all'ultimo mondiale. Navas è un gran portiere, niente da dire. Borges e Ruiz, 2 buoni giocatori. Campbell, un discreto attaccante, ma niente più. Paraguay, secondo me, è l'anello debole del gruppo. E questo fa capire quanto sia equilibrato questo girone. Il Paraguay arriva con quasi tutti sconosciuti, tranne Piris, le 2 punte storiche Cardoso e Santa Cruz, il giovanissimo Sanabria e soprattutto Dario Lescano, se si pronuncia così. All'Ingolstadt fa panchina, il nazionale diventa fortissimo. Diciamo che il nostro Pellè ha 2 cose. La prima, occhio ai turbe, potrebbe essere il suo ritorno alle origini, e poi occhio al gioco, non ha campioni ma Ramon Diaz, l'allenatore, secondo me è uno dei migliori al mondo. Stati Uniti, ancora Klinsmann in panchina a guidare gli States che quest'anno, anche essendo padroni di casa, punteranno molto sul centenario. Non avranno Donovan che si è appena ritirato, ma avranno Altidor e Dempsey, 2 bomber di razza. Inoltre hanno giocatori forti come Howard, Yedlin, Bradley e soprattutto Zardes, tenetelo d'occhio. Mio pronostico sulla classifica finale: Colombia prima, Stati Uniti seconda, Costa Rica terza, Paraguay ultimo. Girone B, Brasile. Come nomea partono favoriti, come rosa per me no. Non ci sarà Neymar, testimonial delle Olimpiadi, e quest'ultimo potrebbe essere un danno per la Seleção. La squadra con più mondiali al mondo, una volta era la squadra dell'attacco fortissimo, ora si è invertito tutto. In difesa Alexandro, Dani Alves, Fabinho, Felipe Luiz, Marquinhos, Miranda, David Luiz e Thiago Silva, si sarà convocato, sono una garanzia, ma dal centrocampo in su, levando Oscar e Douglas Costa, c'è molto molto poco. Ecuador, rosa sconosciuta, ma giocano il calcio. E attenzione, è diverso giocare a calcio e giocare il calcio. L'unica certezza è Felipe Caicedo, se si dice così, Caicedo, bomber 26enne dell'Espagnol. Per il resto puntano sull'affiatamento di gruppo. Secondo me faranno bene. Haiti, sulla rosa, sono i più scarsi, diciamolo. Diciamo anche che però gli va dato merito del miracolo della qualificazione. Unico giocatore buono potrebbe essere Dakens Nason, ma nulla di che. Perù è la squadra dei vecchi, Juan Manuel Vargas, Farfán, Pizarro e Guerrero. Sono i top player della squadra e sono tutti over 31. Però la squadra è molto attrezzata e anche loro secondo me faranno bene. Mio pronostico: primo Brasile, secondo Perù, terzo Ecuador, quarto Haiti. E che dio l'Haiti. Girone C, Uruguay, sempre e solo Tabárez. Con questo sono 10 gli anni sulla panchina della Celeste, mai fallendo un colpo. Con lui in panca l'Uruguay è tornato il top club del passato. Diciamo anche che avere Muslera, Godin, Vesino, Cavani e Suarez lo ha aiutato. Messico, nella Coppa del Centro Nord America, padroneggia con gli Stati Uniti. Quest'anno vuole fare assolutamente bella figura anche nella Copa Sudamericana, a guidarli il Chicharito, che con l'Everkusen è tornato il vero Hernandez. Venezuela, gli unici conosciuti giocano in Italia, Rincon e Joseph Martinez, la squadra di Dudamel Mireguarti, ma di più proprio no. Giamaica, vi faccio un nome, Darren Mattock, l'attaccante gioca in America ed è fortissimo. Non so quante possibilità hanno di passare il girone, forse 0, ma non sono meno di qui per restare a guardare. Questo è il mio pronostico: Uruguay primo, Messico secondo, Giamaica terza, Venezuela ultima. Girone D, Argentina. Gli occhi sono tutti su di loro. Sono quasi 25 anni che l'albiceleste non alza una coppa e la gente vuole vedere Messi, l'eterno perdente in nazionale, così viene chiamato. L'Argentina in attacco è il top, la migliore fase offensiva al mondo. Tevez, Messi, Agüero, Dybala, Higuaín, Di María, Lamela, se solo avessero qualche buon difensore. Cile, i miei favoriti. L'ultimo l'hanno vinto loro e hanno tutti i requisiti per rivincere una coppa da difendere. Bravo Sanchez, Pinilla, Medel, Vidal e molti altri lasciano molte speranze. Bolivia, uno ci spera sempre, ma le possibilità di vederli passare sono minime. Io vi voglio fare dei nomi che conosco bene: Quinonez, Bejarano, Algarañaz, ma soprattutto Chumacero e Juan Carlos Arce. Ci vorrebbe un miracolo per vederli ai quarti, ma occhio a questi che vi ho detto. Panama, su questa non so che dire, non conosco nessuno e loro non hanno fatto nulla per farsi conoscere. Non si sono mai qualificati per un mondiale, tantomeno per una Copa America. Triste, molto triste. La mia classifica: Cile primo, Argentina seconda, Bolivia terza, Panama quarta. Questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, vi dia più
subito lasciato un mi piace, il video ha fatto cagare ovviamente un dislike. Domani uscirà il video delle 10 curiosità sulla Coppa America, in attesa proprio che la Coppa America inizi. Quindi ragazzi, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.